Ciao a tutti, abbiamo 7 minuti, devo andare velocissimo. Sono Davide Alprà ed ero sotto a tempo indeterminato nel sindacato. Ho lavorato nel Dipartimento Migranti, nel gruppo giovani della CGIL di Vicenza, all'Inca e infine alla FILTE. Sono in quota giovani, ma non è proprio così, ho 33 anni ormai. E sono qui da 2 congressi da più di 6 anni e ho cercato di dare in CGIL quello che potevo. Con un piccolo gruppo di giovani, non molti, con una grande ingenuità, e quasi sprovveduti, abbiamo cercato di suggerire delle idee al sindacato. Per esempio, avevamo proposto di abolire i palchi nelle riunioni per elaborare concretamente il da farsi, per ragionare su quello che c'era da fare e far politica, insomma, più che ragionare di idee lontane. Volevamo, insomma, rovesciare il modo in cui ci si incontra e farlo in modo orizzontale. Eravamo ingenui e ci è stato risposto che la CGIL non è riformabile. La penso così anch'io, ora. Per questo mi sono dimesso. È più facile restare sul vecchio binario, sulla locomotiva che va avanti uguale da 30 anni, piuttosto che avventurarsi in strade inesplorate. Noi ci siamo fermati, spaventati con questa crisi. Per esempio, quando non abbiamo combattuto contro la riforma Fornero, quando abbiamo dimenticato il precariato, quando firmiamo accordi senza chiedere il consenso ai lavoratori. In tutte le sedi della CGIL abbiamo un dipinto, una rappresentazione. È il quarto stato dipinto da Volpero. Se avete presente quell'immagine, gli uomini e le donne nel dipinto camminano assieme, cercavano nel lavoro la dignità di poter costruire una casa e far studiare i figli. Una storia che sembra di un altro secolo. I figli di quel secolo sono il quinto stato, i precari, che pur lavorando sono poveri e non trovano nel lavoro il decoro che spetta loro, perché è talmente mal retribuito che non ha la dignità da offrire. E non è un discorso di età, ma è un discorso di generazione, cioè quello che la nostra epoca genera. E questo ci crea un grande problema sulla questione della rappresentanza, perché se bastasse questo, se bastasse ragionare che noi possiamo sostituire chiunque altro con un'identificazione ipotetica, le donne nei luoghi dove si decide non ci sarebbero. Il potere pensava che a rappresentarle bastassero gli uomini arroganti. È l'identità che la donna ha deciso per se stessa a costringere il mondo a rappresentarla in modo diverso. E allora è questo il nostro problema della crisi della rappresentanza. La rappresentanza è qualcosa che io devo sentire vicino al mio compagno. Devo avere qualcuno di cui ho fiducia. E allora penso che la nuova generazione dei lavoratori, perché non si avvicina più al sindacato? Non abbiamo paura, noi abbiamo paura di loro, perché ci dicono dei nostri limiti, ci dicono che non sappiamo rappresentare quel mondo. La sentono questa nostra paura e credo che nessuno di noi si farebbe rappresentare da qualcuno che ci teme. C'è chi si chiede come mai il sindacato non parla più ai giovani, gente che è qui da 30-40 anni si stupisce che i lavoratori non ci seguono più. Si chiede come mai i volantini sono identici da 30 anni. C'è chi crede di poter risolvere questo problema come se si trattasse di una questione di marketing, loghi belli, slogan efficaci, ma è un'altra generazione che deve sostituire questa. Devono entrare qui dentro persone nuove. C'è una regola in CGIL che è quella dei 2 mandati. Dopo 2 mandati dovresti fare altro, dovresti farti sostituire dal tuo delegato, far fiducia nei confronti dei lavoratori, non puoi restare più per 30 anni. Io chiedevo che il più alto momento di democrazia in CGIL, come dice la Camusso, per il suo più alto rito ci fosse almeno lo sforzo di simulare una discussione serena e costruttiva, ma davvero non abbiamo più le parole negli strumenti per affrontare i problemi di questo mondo. Io questo vuoto di strumenti adatti me lo sono sentito forte nel sindacato. Spesso mancava la capacità di trasmettere le informazioni, le conoscenze che proprio qui, che nel sindacato è pieno di conoscenza. E quindi, guardate, la stanchezza, io vedo una stanchezza qui dentro, enorme. Ad ogni congresso la situazione si aggrava, è sempre più una preoccupazione di spostarsi di casella, di restare dentro il sindacato a tutti i costi. E guardate, in buona fede tutti pensano di restare qui per migliorare l'organizzazione. Un dirigente sindacale mi ha detto: tanto si cambia dopo, non durante il congresso. Allora io ci credo ai riti, no? Alle cose che mi dicono, ci credo. E vorrei dire a quel dirigente che si cambia quando si discute con i lavoratori, in un'organizzazione dei lavoratori,
E che se non è così, è ora di cambiare il dirigente. Bisogna smetterla di fare tutto per non portare niente. Noi, come la società, non siamo esenti dai dubbi di democrazia, rispetto, rappresentanza, onestà. Perché a differenza di voi che crediamo con un'imperdonabile arroganza, non siamo gli ultimi. Non siamo gli ultimi ad aver sperato in un mondo fatto di giustizia e di diritti. È pieno di gente fuori che è arrabbiata con noi perché ci pensiamo esonerati da una riflessione del genere. Ma con quale personale arroganza si pensa di essere indispensabili ancora dopo decenni di militanza? Se si mette prima l'individualismo o l'organizzazione? E nei documenti non c'è scritto come dovremmo rapportarci con la politica, questa politica, non c'è scritto come dovremmo rapportarci con la stampa, con l'esigenza di trasparenza che l'opinione pubblica ci chiede, con la nostra organizzazione, nella gestione dei nostri fondi, delle risorse che stanno paurosamente calando, con le categorie in grave sofferenza finanziaria. Non c'è un accenno all'utilità dei regionali, dei dipartimenti, non c'è un programma su quale debba essere il ruolo del sindacato oggi, il suo profilo etico, in un mondo sfiduciato e tumultuoso dove i lavoratori non ci credono più. L'esito di questa operazione, il congresso, malgrado le moltissime, moltissime persone splendide, davvero splendide, che ci sono dentro il sindacato, malgrado i buoni intenti, la buona fede e tutto il resto, è non scombinare le caselle, accaparrarsi percentuali per chiedere posizioni, per far star buona quell'area, quella corrente. E così si rischia di dimenticarsi del senso del sindacato che ne rimane immobilizzato e anche i funzionari ne soffrono. Chiedete loro, ai funzionari, se il congresso è stato vissuto come il più alto momento di democrazia e se qualcuno ne è davvero soddisfatto. Così il palazzo diventa il sindacato, si prepara a digerirsi più che a combattere. Se è un rito, il congresso richiede trasformazione e sacrificio. E io non ho trovato un indizio che mi facesse sperare. Non l'ho trovato, è colpa mia probabilmente. Non ho visto il rosso della passione che è la bandiera della nostra organizzazione in questo congresso. Ho visto il grigio stanco di un palazzo. E non so guardare bene, forse, io. Ma ho visto compagni litigare tra loro e non erano i principi che si discutevano. Erano i rospi che si dovevano digerire. E non è stanchezza questa. Invece in questi anni ho conosciuto anche un sindacato fatto di persone piene di passione e di voglia di lottare contro il peso del mondo. Rosso, non grigio. Ma che rischia di essere messo in disparte. Vorrei che il sindacato fosse pieno di persone che staranno lì solo il tempo della propria voglia, delle proprie forze e della propria salute. Che se le cose non vanno, lotteranno perché siano più semplici, giuste, vicino ai lavoratori. E allora me ne vado perché la mia energia, il mio amore, la mia fiducia sono esausti e oggi non posso più sperare che qualcosa cambi qui. Non lo so fare più, ma sono ancora curioso e quindi andrò a fare... Forse se trovo il precario. Lascio il posto a un altro che verrà e non so chi è, spero che avrà energie nuove. Se vorrà far crescere i semi che ha lasciato, li farà, altrimenti saranno dimenticati i semi che ho provato a piantare. E non è un problema, perché nessuno si deve pensare indispensabile. E quindi io dico solo, con grande fiducia e con grande coraggio, la passione è un fuoco, se è fermo diventa cenere. Ai compagni che sono qui da decenni, vorrei lasciare il dubbio di aver già dato il proprio contributo. Invece di resistere, bisogna liberare. Liberare. E allora, care compagni e cari compagni, che vi conosco e che vi voglio bene, e che so che siete brave persone, e che so che da ragazzi volevate davvero cambiare le cose, dico... Fatela oggi la rivoluzione che volevate fare da giovani, pacifica, lasciando spazio a un tempo nuovo, trasformando il sindacato in una comunità di lavoratori, di compagni che si stringono per potersi difendere e che possono sostituirsi per chiedere al lavoro di essere più giusto. Ma so che è un'utopia, so che il congresso andrà come deve andare. Per questo lascio il sindacato da funzionario, non da iscritto. Credo ancora che questo non sia un mestiere, ma una passione. Questo è il mio ultimo grido nel palazzo. Non occorre che vi dica che è un grido d'amore. Grazie a tutti.